uccelli non c'è migrazione. Le scorie hanno reso la sera mattina. La storia che fa da invisibile mano, che sabota tutto lo scibile umano, che abita dentro di noi, che arbitra i fili di questa nazione meschina. Ora in una galera uditiva che vende comunicazione e morfina. Quella notte tutti sentirono che anche la terra cambiò rotazione. Ma andava oltre quella, guardava quel sole, sentiva diversa la rivoluzione. In un parcheggio buio, in un giorno speciale, si espanse l'urlo. Fino a quel giorno lo spirito umano pianse. Poi una musica brilla e danze. Nella fottuta notte più fredda del mondo, cyber, droghe sintetiche, new age. La droga serviva a distrarre gli umani dal fatto che quella era l'ultimo rave. La pioggia era magica, i sintomi di quelle generazioni, perché era così acida che con la lingua di fuori gli dava le allucinazioni. Poco distante da là, sulla strada più buia del mondo, una vecchia roulotte. La strada era quella in cui il cielo di giorno sembrava che avesse un colore blu notte. Già parcheggiata da un po' abbandonata, con dentro pellicole per Polaroid e pile di appunti che parlano della leggenda degli ultimi quattro mutoid. Anno 2100, un mondo spento, ormai di persone connesse, un ragno, una tarantola nera che tesse fili di strane frequenze intorno a quelle umane coscienze, creando delle galere di Hertz sui meridiani da nord a sud e sulle parallele da ovest a est. Era l'ultimo rave del mondo, musica dance, trance, techno, arachno, quattro circuiti motori più quattro motori ed un cuore nel network, un segreto perfetto fatto dai quattro mutoide, da un gruppo di programmatori, una rete precisa dal centro contro il grande telaio che è fuori. Yin, quando i quattro mutoid morirono, tutto era in bug. Non solo cambiò rotazione, ma pure la rivoluzione. Quel giorno la terra cambiava lo spin, ruotava lo yang. Un gruppo di hackers, nuova riprogrammazione dell'anima, è pronta, carica. Questa è la storia di Arachno. Lui conosceva il segreto del ragno, prima di tutto ha ricapitolato ogni dettaglio del reticolato. Questa è la storia di Arachno. Fece una rete su ogni dettaglio, ultima freccia virtuale dell'arco. Dichiarò guerra al grande telaio. Questa è la vita di Arachno, poi. Conosceva il segreto del ragno, venne protetto dal male cresciuto da umani che lo sapevano amare. Non era adatto tra i supereroi finché poi fece una rete da primo spiraglio contro la rete del grande telaio. Il grande telaio. Non esiste memoria se ti rubano il tempo. Dalla fine di quel XVIII secolo all'alba del 1800, nuova classe operaia in un mondo di industrie viveva in un certo fermento. Produzione di calza, maglia, uomini schiavi di macchine tessili. Primo campo di concentramento, il futuro già dava pronostici pessimi. Dichiara il concepimento di quell'ideale, rimane un segreto. Un uomo mai visto, nome e cognome fu spettro di un movimento detto luttismo. Ed erano arrampiche, piani decisi da gruppi divisi di operai. Entravano dentro le fabbriche giorni precisi, bruciando i telai. All'inizio del XXII secolo il grande telaio era re su un mondo virtuale, edificato su un mondo che in fondo era artificiale. Già come tale era una sovrastruttura di un mondo mentale, in quanto mentale sovrastruttura di un mondo reale. Già ne bastavano tre. Quella notte fatale, la data con la rete che ti attanaglia. Tutto quanto il paese per strada è come bandiera una calzamaglia. Ora Arachno sabota, lui lo sa che ogni tessitore ha un errore nell'anima. Simula il comportamento nei limiti di una qualunque tarantola. Questa è la storia di Arachno, boy. Primo prototipo anarco droid. Questa è la storia di Arachno, boy. Figlio dell'uomo, pronto all'attacco, vive nella memoria di tutti noi. Questa è la storia di Arachno. Lui conosceva il segreto del ragno, prima di tutto ha ricapitolato ogni dettaglio del reticolato. Questa è la storia di Arachno. Fece una rete su ogni dettaglio, ultima freccia virtuale dell'arco. Dichiarò guerra al grande telaio. Questa è la storia di Arachno, boy. Piano segreto degli amici suoi, nato da vecchi relitti di guerra. Prototipo anarco droid. Questa è la storia di Arachno, figlio dell'uomo, pronto all'attacco. L'anima scritta dagli hackers e l'hardware, l'opera d'arte degli ultimi quattro mutoid. Questa è la storia di Arachno. Lui conosceva il segreto del ragno, venne protetto dal male cresciuto da umani che lo sapevano amare. Non era adatto tra i supereroi finché poi fece una rete da primo spiraglio contro la rete del grande telaio. Il grande telaio.